Per la serie a volte ritornano. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91. In questo nuovo video siamo di nuovo su Puni Puni. Devo ammettere che ci torno un po' a malincuore, ma a un po' anche mi mancava il fatto di accendere Puni Puni anche solo per vedere le nuove missioni, perché sinceramente il fattore giocabilità mi ha offerto tutto quello che aveva da offrire e dopo diversi mesi mi ha letteralmente stancato. Quindi avevo deciso di fare solo dei video dove vi traducevo le missioni, oppure se c'era da prendere qualche moneta speciale vi dicevo come fare, eccetera. Andiamo un attimo a vedere le quest per l'evento. Da un po' di tempo a questa parte hanno aggiunto delle quest da completare per l'evento, tipo ora si sta tenendo la Oajiki, ovvero il gioco di ripiglino. Praticamente tu lanci lo yokai, devi colpire tutte quante le sfere e poi stai bene così, più punti fai meglio è. Ora vediamo queste qua. La prima quest è allo stage 6, finiscilo con Yuna. Io Final Fantasy, ragazzi, non l'ho mai giocato e lo so, è una grave pecca, lo so che vi starete strappando i capelli, però lo recupererò a breve e penso che uscirà forse un let's play sul 7 sul canale quando appunto uscirà per PlayStation 4. Poi completate lo stage 6 con Yuna, combattete appunto Sephiroth nella Oajiki per 3 volte, combattete contro Sephiroth 10 volte, poi nello stage 26 completalo con Tina, ok, Sephiroth combatteteci 20 volte, poi finisci la battaglia al boss del livello 42 Jekto senza continuare, quindi quando voi arrivate all'ultimo livello non dovete usare i continua. Se usate i continua non potete fare questa quest. E l'ultima, che è sempre in tutte le quest, gioca all'attacco al punteggio, quindi più semplice di così si crepa. Poi per prendere la moneta SSS e anche le altre ricompense dovete avere la upline installata e dovete avere appunto almeno 2 amici per la moneta che hanno questa app. Voi mandate a questi amici che non giocano a Yokai Watch Puni Puni da almeno un mese, quindi loro non devono giocare dall'8 ottobre almeno. Come si fa? Nella schermata dove aggiungete gli amici c'è il simbolo della upline, voi la premete, vi si aprirà appunto anche la upline. Inviate il link che compare a un vostro amico che ha questa app, un amico sempre che non gioca dall'8 ottobre, se lui entra da quel link voi riceverete le ricompense che vedete appunto in questa immagine. Quindi per ricevere la moneta almeno 2 amici che hanno la upline e che non giocano dall'8 ottobre. Pare facile, eh? E invece no. Poi andiamo a vedere le missioni, queste qua non le ho viste neanche io, le missioni dell'evento. Oh, queste si svolgono tutte alla stessa maniera, ve lo dico subito. Allora, iniziamo con la prima. Partiamo dal primo livello. Allora, siete sulla prima mappa. Al primo stage crea 2 sfere bonus. Ma facile, facile. Allo stage 6 totalizza 100.000 punti. Ma che sarà mai 100.000 punti? Allo stage 12 vinci col rango B, porta Cloud Strife al livello 20. Se non sapete chi è Cloud Strife, è il primo personaggio dell'evento che prendi grazie appunto ai timbri, è il primo. Ottieni 30 stelle nella prima mappa, completa almeno 3 delle missioni da 1 a 5. Le prime 5 che abbiamo visto, completane almeno 3. Completa tutte le missioni della prima mappa. Seconda mappa, andiamo. Stage 13, completa con massimo 3 Energy Max. Stage 18. Ok, questa è un po' strana. Però forse l'ho capita male io. Completa lo stage 18 con un massimo di 5.000 danni. L'ho letta sicuramente male, però quel simbolo lì sta a indicare massimo.
Quindi penso che devi fare 5.000 danni con un singolo attacco. Completa lo stage 26 usando massimo due tribù diverse di yokai senza usare continua. Porta l'energy max di Garando a livello 2. Chi è Mo Garando? Non lo so, quando lo trovo vi metto la foto. Colleziona 40 stelle sulla seconda mappa. Completa almeno 3 missioni delle 5 della seconda mappa. Completa tutte le missioni della seconda mappa. Terza mappa. Completa lo stage 27 con almeno il 60% di punti salute senza usare continua. Completa lo stage 23 in massimo 65 secondi. Completa lo stage segreto numero 2 con massimo una sola tribù di yokai senza usare continua. Completa lo stage 42 con il rango A senza usare continua. Colleziona 45 stelle nella terza mappa. Completa almeno 3 missioni delle 5 della terza mappa. E completa tutte le missioni della terza mappa. Insomma, questo è la stessa cosa che facevo appunto prima di mollare per qualche settimana Puni Puni. Un po' mi dispiace di averlo mollato, perché alla fine si riduceva a questo il mio fare video, giusto a darvi consigli su come completare le missioni e cose varie. Però davvero avevo davvero proprio bisogno di togliermelo un attimo dai piedi. Ad ogni modo, mi avete chiesto, in alcuni mi avete chiesto su come prendere questa moneta, questa tripla S. Beh, buona fortuna con la app Line. Sapete che c'è, prima di terminare il video, tanto perché per sprecare un po' di punti, tanto non ci gioco più comunque sia, una multisummon, ce la facciamo, bella bella. Vediamo un po' che schifezze ci usciranno oggi, dai. Ah però, beh, potrebbe essere roba interessante. Vediamo un po'. Un rango S, due ranghi SS, tre ranghi SS. Ah, beh, questi due yokai, uno e due, che vedete che sto toccando appunto con le dita, sono buoni. Beh, anzi, quattro ranghi SS. Beh, insomma, non è una multisummon da buttare. A volte va bene anche a me. Bene Cugge, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per i link a Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!